Allora, Foggia all'università per parlare di Eurozona e presentare anche quello che è un libro importante che ci dà delle indicazioni. Allora, prima domanda, forse anche quella più nuda e cruda, come si suol dire, insomma, conviene rimanere nell'Eurozona? Eventualmente quali rischi ci possono essere se abbandonare o rimanere in Eurozona, ma con quali indicazioni più precise per migliorare la tenuta? Intanto il tema si è imposto perché l'Eurozona ha dimostrato nell'ultimo decennio tutti i suoi limiti. Questi limiti non erano così evidenti nel primo decennio di funzionamento, prima dell'impatto della crisi. Con l'impatto della crisi, la tardiva politica monetaria espansiva, la controproducente politica di austerità adottata dopo la crisi dei debiti sovrani partita nel caso Grecia. Le regole procicliche dell'Eurozona hanno mostrato tutti i suoi limiti. E una parte consistente della popolazione dell'Eurozona, non solo la Grecia ma anche dell'Italia, il sud Italia è stato quello più colpito rispetto alla media italiana, hanno determinato questi effetti, queste politiche sbagliate, un impoverimento della popolazione, che in maniera crescente si è esposta il problema di quanto di questo impoverimento dipende dall'euro, dalla costruzione dell'Eurozona. Indubbiamente l'Eurozona ha molti limiti di funzionamento, connessi ad esempio all'assenza di un bilancio centralizzato, altri aspetti. Ora però la questione non è più decidere se entrare o meno nell'Eurozona, ma è decidere se i vantaggi dell'uscita superano i costi e i rischi. Vantaggi indubbiamente ce ne sarebbero, perché i tassi di cambio flessibili sono più in grado di assorbire gli shock provenienti dall'esterno, come le crisi finanziarie. E si ritornerebbe a delle regole di bilancio nazionale, di politica monetaria nazionale, più in grado di contrastare le situazioni di recessione. Tuttavia, indubbiamente ci sono costi e rischi consistenti. Questi costi e rischi, ne accenno solo qualcuno, sono ad esempio legati alle fughe di capitali nel momento in cui dovesse circolare la probabilità di uscita dall'Eurozona e ritorno alla moneta nazionale, di gestione del debito pubblico, quindi la spesa per interessi, una serie di altre procedure connesse alle eventuali ritorsioni di altri paesi, l'uscita di paesi limitrofi, se esce d'Italia anche Spagna, Grecia, altri paesi sicuramente usciranno, quindi i vantaggi sulla competitività delle esportazioni sarebbero minori. Il punto centrale è che lo scenario peggiore di tutti è farsi trovare impreparati, non nell'immediato perché a breve non è immaginabile un ritorno a monete nazionali, però in uno scenario di lungo termine, cioè a distanza di diversi anni, l'Eurozona così com'è non appare sostenibile, ormai un numero crescente di economisti anche importanti lo sottolineano. Quindi o si va oltre il guado, perché attualmente l'Eurozona come funzionamento è in mezzo al guado e quando arriva l'acqua impetuosa del fiume al prossimo arrivo, già questa volta ci sono stati rischi grossi di disgregazione. Alla prossima ondata i rischi diventano ancora maggiori, perché le popolazioni nei vari paesi ormai sono diventate in parte comprensibilmente molto euroscettiche. E quindi le derive sovraniste, che hanno anch'esse i loro limiti, possono diventare dominanti e quindi portare, magari senza che un paese lo decida esplicitamente, a una disgregazione dell'Eurozona. I vantaggi, i costi e i rischi si combinano tra loro a seconda anche della procedura concreta di uscita. In caso di Italexit unilaterale, chiaramente i costi e i rischi sarebbero maggiori rispetto ai vantaggi, secondo la nostra interpretazione che argomentiamo nel libro. Il discorso sarebbe diverso in caso di Euroexit concordata tra i vari paesi. Tuttavia, immaginare che 19 paesi trovino un consenso in una disgregazione, sia pure per blocchi di paesi, è attualmente alquanto poco probabile. Quindi lo scenario da noi preferito è quello di riformare con interventi radicali l'attuale governance e politica economica a livello di Eurozona. Tra le tante cose che proponiamo è la creazione di un bilancio dell'Eurozona in grado di destinare risorse realmente aggiuntive su investimenti pubblici di qualità realizzate nei singoli paesi nazionali. Ricordo che la componente investimenti pubblici, paradossalmente, in questi 10 anni è stata quella più penalizzata, più ridotta nei bilanci nazionali. È un qualcosa di incredibile perché nessun governo ha dichiarato una tale decisione di ridurre gli investimenti pubblici, ma la prova dei fatti è quanto è accaduto. In contesto di recessione, la difficoltà sui conti pubblici ha spinto a sacrificare quella componente di spesa pubblica. In realtà anche gli investimenti in strutture terziarie ed altri investimenti importanti su fattori favorevoli alla crescita. La componente più colpita della popolazione è stata quella giovanile. O si fanno interventi di svolta veramente importanti sull'economia reale, o altrimenti non sorprende se non solo in Italia ma anche in altri paesi ci saranno sempre più derive, diciamo così, di tipo sovranista, che però in un contesto globale,
dove ricordiamo l'Italia pesa per circa il 2% del PIL globale, la stessa Germania è intorno al circa il 3%, quindi parliamo di piccoli paesi nel contesto globale. Quindi lo scenario mio preferito è quello di andare verso un'unione di tipo federale debole, non di Stato europeo forte, che però garantisca ad esempio anche un qualche forma di bilancio centralizzato, quindi di una evoluzione verso un'integrazione politica è uno degli elementi necessari per riformare l'attuale eurozona che ha mostrato realmente tutti i suoi limiti e la popolazione, soprattutto dei paesi periferici, ne ha subito le conseguenze. Quindi non è tutta colpa dell'euro, ma l'euro ha una quota di responsabilità, soprattutto le regole dell'eurozona, in quello che è accaduto in questi 10 anni di doppia crisi nell'eurozona. Possiamo dire o additare la politica che ha favorito anche questa disgregazione e quindi automaticamente anche una politica sbagliata a favore dell'eurozona, pensando più magari ai famosi mal di pancia interni? Allora, il punto cruciale è che le politiche e le regole sono dettate prevalentemente dal livello europeo, quella monetaria evidente, ma anche quelle politiche sui bilanci. Invece la politics, cioè la politica, rimane ancora in un contesto nazionale. Ad esempio, il prossimo anno ci sono le elezioni europee del Parlamento europeo. Sono state tradizionalmente, purtroppo, sempre vissute come una sorta di verifica del consenso dei governi nazionali del momento. Se si continuano a interpretare in quel modo, ovviamente non si riesce a evolvere verso una integrazione politica che sia anche democraticamente soddisfacente. Peraltro il livello europeo mostra anche molti limiti sul fronte del controllo democratico. Il Parlamento europeo, che è l'unico organismo eletto, ha un potere legislativo estremamente limitato al momento. Quindi occorrono delle evoluzioni anche su quel fronte per, ripeto, andare nella direzione di una maggiore integrazione anche di tipo politico europeo per rendere sostenibile, modificando le regole di governance e di regole sui bilanci nazionali dell'Eurozona. Altrimenti alla prossima crisi, che non si sa quando arriverà, magari passeranno alcuni anni, i rischi reali non tanto di uscite unilaterali ma di disgregazioni magari non predefinite, non predecise, potrebbero diventare elevati, soprattutto ricordando che al 31 ottobre 2019 Draghi completerà il suo mandato come Presidente della BCE e quindi chi verrà dopo, magari gradualmente, però attuerà sicuramente politiche di intervento anche sui titoli del debito pubblico molto diverse, quindi si avvierà una fase sicuramente di uscita dal quantitative easing e questo renderà per molti versi più deboli i paesi che continuano ad avere un debito pubblico nazionale a fronte di una banca centrale che non interviene sul mercato primario, cioè delle nuove emissioni di debito. Quindi questi ed altri elementi inducono a ritenere che l'evoluzione dell'Eurozona debba andare verso riforme radicali, magari anche a piccoli passi. L'importante è che la direzione finale, la direzione e l'obiettivo finale sia chiaro, altrimenti rimanere in mezzo al guado è veramente pericoloso e anche costoso per le popolazioni dell'Eurozona.